Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Beautiful Morning di 22 Simba e Praci. Prima di cominciare un paio di cose da dire, come al solito vi lascio il minutaggio del video, così potete skippare se non vi interessa. Ho creato un canale secondario qui su YouTube dove andrò a caricare essenzialmente delle clip, quindi delle parti divertenti estratte da reaction o da altri video, però non solo, cioè per esempio l'altro giorno ho caricato un piccolo reel su Kodak Black, quindi il mio consiglio, se vi va, e iscrivetevi al canale perché comunque lì sarò piuttosto attivo, visto che comunque si tratta di caricare video di pochi secondi. Quindi niente, vi lascerò il link in descrizione. Detto questo, parliamo un po' del singolo. Chi è 22 Simba o 22 Simba, scusatemi, non lo conosco, spero di averlo pronunciato per bene. È un rapper classe 2001 di Saronno, quindi provincia di Varese, mentre l'altro invece è Praci, che già abbiamo visto nella reaction a piacere Francesco, ve la lascio in descrizione, ed è un rapper di Nuova Sardegna di cui abbiamo già avuto appunto modo di conoscere e di ascoltare. Quindi una coppia abbastanza insolita, o comunque se pensate che uno viene da praticamente la periferia di Milano, quindi comunque nonostante sia la periferia una zona centrale, l'altro invece viene dall'isola, quindi totalmente un altro lifestyle, un altro modo proprio, sì, di vivere. Vediamo cosa hanno combinato in questa canzone che appunto prende il nome di Beautiful Morning. Ma prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina, e vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social. Sembra un beat di Donda. Ho fatto i giorni in casa senza Covid con i droni. Ho speranza, storie col tempo non ridarei. Bello. La storia già sentita, continuiamo la trama. Lui torna con un'altra storytelling. Cerca amore in una ragazza troppo giovane a tardi. La scopa come un cane. Poi soldato scelto, quartiere trinceo, un mio amico l'ho appena perso. Bello il sound. Chiudevo una auto mentre scaricavo il camion, pensando a me sul palco, quel coglione del mio capo. Ok. Roccia ho portato il mare a Milano, ho ancora il rispetto. Citazione a te, Edua. Però non vuoi dirle, non lo so. Niente male affatto, sono veramente piuttosto impressionato e vi dico subito perché. Allora, a partire dalla produzione, che mi è piaciuta perché è molto emotional, ok? Quindi la canzone in generale è assolutamente introspettiva. La produzione ha un non so che di religioso, quasi di spirituale, che mi ha ricordato tantissimo una di quelle in stile Donda. Quindi parliamo proprio dell'album di Kanye West, e questa cosa l'ho apprezzata molto. Poi c'è 22 Simba, che è il primo a rappare. Io, come avevo detto prima, non avevo mai sentito nulla e mi ha impressionato, perché onestamente ha rappato come un treno, ha tenuto bene il beat e soprattutto sa anche scrivere bene. Ci sono delle barre in storytelling in cui racconta un po' del suo passato e quindi sono stato notevolmente, insomma, come dire, compiaciuto nel sentirlo. Invece la seconda strofa è di Praci, che già, insomma, avevamo avuto modo di conoscere in piacere Francesco, e anche lui da lì già avevamo visto che era un ragazzo che assolutamente sapeva rappare, e infatti secondo me è riuscito a dire la sua nella canzone, diciamo, come fitte abbastanza azzeccato. Prima che mi scordo, di lui mi è piaciuta una citazione che ha fatto, credo proprio a Tedua, perché a una certa dice una roba del genere: Roccia ho portato il mare a Milano, perché appunto sta collaborando con 22 Simba, che è di Varese, e chiaramente è una sorta di citazione a Tedua, con la differenza che Tedua veniva dalla Liguria, dove c'è il mare, mentre lui proprio dalla Sardegna, quindi da un'isola. Come ho detto prima, la canzone è molto introspettiva, in un certo senso neanche così felice, però c'è un briciolo di speranza proprio nel ritornello, che comunque dice sarà un beautiful morning. Quindi nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà, c'è appunto questa speranza nel giorno, in un buon giorno bello, insomma. Mi sembra giusto dirlo, la produzione è stata fatta da un certo Nevia, che non conosco, però visto che comunque ne abbiamo parlato e mi è piaciuta, mi sembra il minimo quantomeno citarlo. Questo è quanto, regà, perché alla fine poi non è che abbia nemmeno nulla da dire. Quindi, facendo un piccolo recap, a me la canzone è piaciuta, 22 Simba è stata una bella scoperta, tutto azzeccato, davvero. Ci sono poche cose, ma praticamente niente, che non mi abbia convinto, che comunque non mi sia piaciuto, quindi per me questo pezzo è del tutto approvato. Voi invece cosa ne pensate di 22 Simba, se già lo conoscevate o no, con quale pezzo l'avete scoperto, cosa ne pensate di Nuova Sardegna, di Praci, di questa canzone? Scrivetemi tutto quanto qui sotto nei commenti, vi leggo tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, e se non lo siete iscrivetevi anche al canale secondario, attivate la campanellina così non vi perdete ogni tipo di contenuto che posso caricare. Qui sotto in descrizione vi ricordo che trovate tutti i miei social, quindi anche l'account TikTok,
il gruppo Telegram, ma anche le mie playlist del rap italiano, americano, chi più ne ha ne metta. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.